Eccolo, il Pala Sharp, già definito da ieri Pala Sharia o Pal Allah. Su quest'area di 5.000 metri quadri sorgerà infatti la nuova moschea, un progetto a cura del noto architetto Italo Rota che ha promesso di fare le cose in grande, ci saranno giardini di luce e giochi di vetro. Insomma, milioni di euro per il nuovo luogo di culto ai musulmani. Noi cattolici non è che abbiamo la libertà che hanno loro quando vengono in Italia. Un imporre qualcosa a noi italiani, quindi... rispetto per la religione, eh? Ognuno è libero di professare la religione che preferisce, però noi come italiani non siamo liberi di dire che siamo dei cattolici. L'importante è che non portino terroristi, l'importante è quello, perché più gente c'è, c'è il buono, c'è il cattivo. Pericolo questo da non sottovalutare, sentite cosa ci avevano detto a poche ore dalla strage di Charlie Hebdo. Erano razzisti quelli del giornale? Sono di destra, di Le Pen. Quindi è colpa loro, insomma. Colpa loro, sì. Se il mondo è giusto, non parlano per quei 12 cani che hanno morto, la colpa loro. Parliamo di Gaza. La seconda moschea fresca di bando sorgerà qui, dove ci sono queste palazzine, all'incrocio con Viale Padova, un'area di 1500 metri quadrati. Vogliono la moschea se la costruiscano e non impongono la loro religione a noi. Ognuno si tiene le sue. Noi non possiamo andare al loro paese a imporre la loro. Perciò loro hanno la libertà di manifestarla e di professarla qui. L'importante è che non obblighi noi a cambiare la nostra di religione. Fuori dai giochi, vale a dire esclusa dalle assegnazioni, è rimasta la frequentatissima moschea di Viale Jenner. Adesso qui minacciano di tornare a pregare sui marciapiedi. È un rischio attuale, è molto grosso, non vogliamo farlo, però se ci costringono, dove dobbiamo andare? Vediamo come andrà a finire, perché i nostri politici si devono prendere le loro responsabilità. È dal 90 noi che sopportiamo una schifezza del genere. Certo è che tutta l'operazione moschee comporta l'arrivo di molti soldi, l'arrivo di milioni di euro. E chi finanzia questa cosa? Chi la finanzia? Lei lo sa? Lo sa? No.